Dunque, allora Pierpaolo, io direi di cominciare a intrattenere i nostri ospiti. Ci sono 12, ben 12, 10, 12 persone collegate che insomma a breve ne diventeranno molte di più, visto anche il movimento che c'è stato in settimana. Allora, innanzitutto, amici, buonasera. E benvenuti a questa puntata delle dirette delle 7, che non è, come dicevamo poco fa, non è una puntata classica delle dirette delle 7, ma è una puntata classica nel senso una diretta classica, una vera diretta, una vera diretta classica. Buonasera a tutti e benvenuti da Pierpaolo, musica e libri, via Abruzzi a Lanciano. Benvenuti anche alle dirette delle 7, programma che insomma ha visto nascere l'amicizia di noi tre quattro anni fa, più o meno. Abbiamo cominciato a interagire via social con Pierpaolo. Insomma, ci conoscevamo di già, insomma, io sono cliente, lui è il mio fornitore abituale di musica e quindi poi Matteo si è unito alla banda. E allora, che cosa vogliamo dire? Intanto ringrazio assolutamente sia Valentino che Matteo, che hanno avuto questa fantastica idea di fare una diretta da un luogo deputato alla musica, come anche se dal punto di vista commerciale, un luogo che si occupa di musica. Quindi per me è un vero piacere avervi insieme questa sera, ma soprattutto perché parleremo di musica e che musica. La musica, quella d'autore, quella assolutamente ricercata, che si occupa di musica barocca, qui intanto essendo in un negozio troverete è una diretta un po' particolare. Buonasera e benvenuto appassionati. Allora, amici, bando alle... Allora, ti rubo la parola, perché sta per partire la premiere sul canale YouTube di Matteo. E comincerà a breve, io sono già collegato, stiamo aspettando che il canale si dia l'ok, dia l'input. E amici, io farei dire due parole al nostro ospite. Eccolo amici, ospite, allora principe, lo facciamo parlare tra poco. Adesso godiamoci
l'intro che il countdown ci dà tra un minuto e 40 secondi. Matteo, vuoi dire giusto due parole che della durata di un minuto e 35 secondi? Beh, intanto buonasera a tutti, grazie Vale, grazie a Pier, essere qui con voi veramente un'emozione grandissima, e aspettiamo magari il video e poi iniziamo, ok? Va bene, allora amici, noi vi lasciamo alle immagini. Vi ricordo che questa è una puntata un po' particolare, si svolge all'interno del negozio di Pierpaolo, quindi avrete modo di ascoltare, no? di ascoltare in toto quello che accade. Abbiamo microfonato praticamente il locale, ci sono webcam in giro per quello che abbiamo trasformato uno studio radiofonico questa sera, e niente, 30 secondi e il video avrà inizio. Ci vediamo subito dopo per parlare con Matteo di questa nuova di questo nuovo lavoro, anzi di questi nuovi lavori, perché i lavori sono due: uno è il disco e poi parliamo di un'altra cosa, perché oggi C'è un evento collegato alla giornata, e lo approfondiamo alla fine. 10 secondi, a tra poco.
Dunque, allora, il video è davvero fantastico. E Matteo, due parole per raccontarci quello che è stata, no? la creazione, la realizzazione. Innanzitutto, bello. Complimenti all'autore. Grazie. Vai. Beh, grazie. E grazie ad Alessio Pancella, perché è stato il regista di questo video promo, e che un video promo del lancio di questo bellissimo disco, spero, di Leopold Hoffmann, che è stato inciso appunto di nuovo, ancora una volta, con la Challenge Classics. Ricordiamo una... che è una casa discografica blasonata, importante, olandese, è una delle major nel panorama soprattutto della hill music, quindi della musica antica, e guarda caso oggi è una giornata non solo importante per il sottoscritto, ma è la giornata europea della musica antica, no? È la Yearly Music Day, che è stata istituita nel 2013 dal Réseau Européen de Musique Ancienne, la REMA, e noi siamo dentro questo contenitore internazionale, il nostro evento dirette delle sette con musica e libri di Pierpaolo Ferulli. Mi stai dicendo che musica e libri, noi tre insieme al signore, come ti chiami, scusami? Eugenio, che non riesco a farvi vedere. Eugenio, se vuoi puoi venire a salutare. Sta spulciando i dischi. Insieme a Eugenio, noi quattro siamo dentro il contenitore della IRLI. Esatto. Questo video è stato realizzato, ripeto, da un bravissimo tecnico, appunto, che cura la costruzione di questi video artistici, che Alessio Pancella di Lanciano. Complimenti molto Alessio. Per rimanere... Lo salutiamo perché poi è reduce da un'operazione. Sì. Alessio, in bocca al lupo. Per rimanere in ambito di complimenti, salutiamo Alessandra Fontana, complimenti Matteo. Grazie. Angelo Naccari, ciao Matteo. Fernando Morales, ciao Matteo. Stefania Mazzatenta, Cintia Marcialef, grazie, saluto a tutti. Grazie. Se volete partecipare, naturalmente lasciate dei commenti, potete fare delle domande, potete, poi vi telefoniamo, assolutamente sì. Maria Loretta Sozio, mitico, grande, mitico, Maria Loretta, mitico, lui o io? Dovete fare nomi e cognomi, perché c'è anche Pierpaolo, per esempio. Insomma, mitico chi? In verità è mitici. Lei la mitica. La saluto, è la vicepreside dell'Istituto, allora, Comprensivo di Tornareccio. Perdono Maria. Personaggio straimportante, quindi insomma, un abbraccio forte, grandissima persona. Allora dove eravamo? Il video l'abbiamo lanciato. C'è un... Sul video volevo, sì, se possibile... Sì? Ho bisogno del microfono. No, ci sentiamo. Perfetto. Sul video volevo... Grande sarà un po' il filo conduttore del mio intervento su Matteo musicista. Volevo sottolineare già da subito come lui sia entrato davvero in una dimensione del musicista manager, per cui, così come nel più classico della musica pop o musica rock, noi abbiamo una sorta di videoclip, abbiamo un sistema per cui lui ha costruito un videoclip sulla musica barocca. Questo è indice di quanto si sia portato avanti, di quanto sia spinto in avanti la sua concezione totale della musica. E infatti, come diceva appunto Valentino prima, avremo altre sorprese. Ed era appunto, volevo sottolineare questo primo tassello di come la musica barocca in questo caso è gestita in maniera assolutamente moderna e assolutamente in linea con i tempi. Dai, io ti ringrazio. Un'osservazione corretta. L'idea era proprio di realizzare un video così. Cioè, effettivamente stiamo parlando di una musica composta all'incirca nel 1775 da questo autore del periodo dello stile galante, che è Leopold Hoffmann.
e quindi stiamo parlando di musica antica, però viviamo in tempi moderni dove a maggior ragione i social, i media ne fanno da padrona, e quindi bisognava cercare di realizzare una sceneggiatura ludica, però anche elucubrativa, perché comunque bisogna andare sempre sotto braccio al contesto musicale. Infatti il video è tripartito come appunto il minuetto, quindi abbiamo una prima parte, poi il trio e il minuetto da capo. Quindi tutto quello che si è visto, che in binomio con il contesto musicale, ha sempre una ratio. E dunque, adesso Matteo, io direi di presentarti. Sì. Di fare una presentazione fatta bene. Giulio Giari, il mio prof preferito. Paola Nervi che saluta. Paola, tra poco ti chiamiamo. Alessandra Fontana, apprezzo tutto quello che ho visto. E sono una violista e sono orgogliosa di tutto ciò che avete creato. Grazie. Gabriele Lobozzo, un caro saluto e complimenti da me e Marco. Grande Marcello. Prof. Ciao, caro. Angelo Naccari, ti salutiamo, Marcello. Caro. E ciao. Niente, tantissimi commenti. Alessio Pancella che scrive: Alessio. Grazie a tutti, bravissimo Alessio. Noi rinnoviamo i complimenti perché davvero il video è fenomenale. Complimenti a Matteo per il coraggio nel farsi riprendere. Concordo con questa affermazione. Grazie, Alessio, hai capito tutto. Bravo. Dunque, allora, amici, per chi non conoscesse, l'ho fatto ammattire, Alessio. Ecco, su questo non avevamo dubbi. Poi mi spiace non averlo qui, perché la prima cosa che avrei chiesto a Alessio effettivamente sarebbe stata: ma com'è andata con questo maestro, con questo maestro. Allora, a proposito di maestro, io mi sono preparato, carta alla mano, una biografia del maestro Cicchitti. Matteo Cicchitti è un classe 79. Allora mettetevi comodi, perché qui poi finiamo per le 9:15. Adesso entriamo in ramo le dirette delle 7. Attenzione, abbandoniamo un attimo il vestito buono. Insomma, diciamo le cose come stanno. Allora, Matteo Cicchitti, classe 79, contrabbassista, violonista, gambista e didatta, studioso della pratica esecutiva storica per il repertorio del XVI, XVII, XVIII secolo. Affianca all'attività di strumentista quella di concertatore e direttore musicale. Amici, io ho avuto l'onore di vedere la bacchetta di Matteo. Non sto scherzando. Mi ha portato nella sua camera. Mi aveva detto: Valentino, vogliamo bere una cosa insieme? E io, quella famosa collezione di farfalle, amici. Beh, io ci sono cascato. Sono entrato nella cameretta di Matteo Cicchitti e ho visto la bacchetta. Volete sapere com'è? Così. È così. No, era più grande. No, è così. Sembrava la bacchetta di Harry Potter. Era come si dice in abruzzese, per gli abruzzesi è long e talut. Cioè, ecco, questo potrebbe essere il termine che più si addice alla bacchetta di Matteo Cicchitti. Sembrava davvero la bacchetta di Harry Potter. Io ci ho giocato un pochino, è stato molto divertente. Lui sembrava un pochino infastidito del fatto che gli toccassi la sua bacchetta. Ma era la tua bacchetta preferita, Matteo? Era la mia bacchetta. Era la sua, ma sì. Era quella di Lord Mort. Era quella di? Lord Voldemort, no? sì, è vero. Ricordiamo che Matteo Cicchitti è anche un fan sfrenato di Harry Potter. Nella cameretta, infatti, ha tutti i poster del film. Dunque, allora, torniamo alla biografia. Attualmente è dottorando presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano. Svolge intensa attività concertistica collaborando con varie orchestre ed ensemble. Alessandro Stradella Consort, Europa Galante, scusate. Scusa se ti interrompo, dopo questa premessa che hai fatto, sicuramente il Pontificio ti chiamerà più nessuno. Insomma, esatto. Amici, se avete bisogno di un lavapiatti, ce lo avete. Se avete bisogno di un servizio in sala, eccolo qui, telefonate, il numero lo daremo tra poco in diretta. Se volete offrire un posto di lavoro a questo povero uomo,
insomma, esatto. è qui da Musica e Libri, via Abruzzi 3, Lanciano. E dicevamo, Orchestra ed Ensemble, Alessandro Stradella Consorte, Europa Galante, Accademia d'Arcadia, Musica Antica Latina, Quartetto Van Vitelli, Arparla Plus, naturalmente, mi ha ripreso, uno sguardo anche piuttosto severo, Cappella Musicale Corradiana, i solisti ambrosiani, l'Archicembalo, Musica Elegantia, di cui egli stesso è fondatore e direttore. È invitato in importanti rassegne concertistiche barocche e internazionali, dall'Italia alla Francia, dall'Austria alla Polonia, dalla Spagna al Messico, amici, collaborando con nomi importanti da Montanari a Biondi, Velardi, Invernizzi, Kunde e tanti altri, esibendosi in teatri e sale internazionali di grande prestigio, fra cui Palau della Musica di Valencia, Philharmonic Concert Hall di Varsavia, Auditorium Baluarte di Pamplona, Casa Museo López Portillo di Guadalajara. Non l'ho pronunciato bene, lo so. Non proprio, però va bene, vai. Mi sono perso. Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Aula Paolo VI di Città del Vaticano, Reggia di Caserta, di cui ricordo le foto fantastiche pubblicate durante l'evento qualche anno fa, Teatro Fraschini di Pavia, Teatro della Pergola di Firenze e tanti, tanti altri. Ha inciso per numerose case: Sony, Deutsche Harmonia Mundi, Brilliant Classic, Dynamic Records, Neuma Edizioni, Urania Records, Casa Editrice Tinari, Edizioni Momenti, Arcana Records, Tactus Records e Challenge Classic, ed è stato ospite in numerose dirette radiofoniche e televisive: Radio Classica, Rai Radio 3, Radio Svizzera Italiana, Radio Vaticana, Radio Mozart Italia, Rai 1, Rai 3, Sky Classica e naturalmente le dirette delle 7. Esatto. Applausi, non ce ne sono. Eugenio, ma diamine, oh, grazie. Fate qualcosa, altrimenti andate via. Insegna negli anni presso. Alla mano occupata la signora. Insegna negli anni presso istituzioni musicali pubbliche e private di vario grado in Italia e all'estero, concorsi, master e seminari sia di strumento che di musica d'insieme, secondo pratica storicamente informata. Signori, lui è Matteo Cicchitti. Eccoci. Qualcuno mi dica se sono stato bravo. Qualcuno me lo dica. Pierpaolo, dalla tua, dall'alto della tua esperienza musicale. Pensavo peggio. Pensavo. Bene, allora torniamo, rimettiamoci un attimo il vestito. Allora, intanto ci sono dei messaggi. Allora, Angelo Naccari, magari ci si torna insieme con gli arrosticini. Immagino si riferisca a Salle, forse? Sì. Video bellissimo sulle stupende montagne di Salle. Domenica Vitullo. Maestra Domenica. Nicolina Cicchini, complimenti professore, un caro saluto al mitico Valentino. Ciao, grazie. Franca Lemme, pollice in su. Giuseppe Di Menno, complimenti a Matteo anche da parte mia. Grande prof. Marcello Appignani, un carissimo saluto al caro Matteo. Maestro. E poi tanti altri messaggi. C'è PLM, te lo diciamo noi. Franca Lemme, sei bravissimo. Ma la domanda rimane sempre la stessa: ma io o Matteo o Pierpaolo? Bisogna specificare. Siete bravissimi al limite. Chiara, tanti applausi. Chiara è un bel nickname. Lei si chiamerà Chiara. Chiara. Maria Chiara. Ha giocato sul suo nome per la professoressa Maria Chiara. Maria Chiara. Un abbraccio. Giulio Giar, bravo Valentino. Grazie mille, Giulio. Ciao, un prof. Giulio, ok, sì. Va bene. Allora, torniamo in. Rimettiamoci il vestito buono e continuiamo a parlare di quello che è il lavoro del maestro. Raccontaci qualcosa, Matteo, del video fatto a Salle, cioè com'è andata, cosa è successo, ci sono delle cose che vuoi condividere? L'idea era di promuovere, anche se non ne ha bisogno perché è un paese stupendo che ho nel cuore, Salle, che è la patria delle corde armoniche, lo ripeto sempre, che ci sono i più grandi cordari, di cui Toro Strings, che saluto, i miei cordari di fiducia, perché sai, noi che facciamo musica antica
fondamentalmente abbiamo bisogno morfologicamente delle corde di budello, le corde dell'epoca. E Salle è il paese per eccellenza per la produzione di corde di budello. Questa è una foto di Salle. Questa è la foto di Salle. Cosa c'è lì? Quello è il municipio, e dietro è la chiesa di Santissimo Salvatore, dove noi abbiamo inciso appunto l'ultimo disco e anche gli altri due precedenti, quindi della trilogia dei divertimenti viennesi. Noi siamo partiti con il primo disco con gli autori di Tetzhoff, Van Hall e il fratello del famosissimo Franz Josef, Michael Haydn in questo caso. Poi siamo andati sul secondo disco monografico sull'autore Georg Christoph Wagenseil, e infine siamo giunti al disco che appunto oggi debutta ufficialmente il compositore Leopold Hoffmann, perché Leopold Hoffmann era l'allievo poi del Wagenseil. E siamo, ripeto, in un periodo storico molto, molto a me a cuore, e ci siamo appunto, abbiamo scelto ancora una volta Salle, abbiamo scelto ancora una volta la chiesa del Santissimo Salvatore, dove l'acustica di quella chiesa è veramente straordinaria a mio avviso. E soprattutto per la musica da camera, soprattutto per la musica da camera. Dunque, io dico solo una cosa: siccome sotto come tappeto musicale, amici, sì, state ascoltando appunto il nuovo lavoro di Matteo. E non so se avete deciso, Eugenio. Chiedo scusa, ma qui non possiamo far andare via gli avventori senza un saluto. È un porto arrivederci, di mare, un porto arrivederci Eugenio, è stato un piacere. Sei sicuro di non voler partecipare? Ciao Matteo. Ciao caro. Ciao Eugenio, ciao, arrivederci, grazie, alla prossima. Grazie. Musica e libri Lanciano. Ciao, esatto. Eugenio. E, dunque, ascoltandola in cuffia, sì, devo ancora una volta fare i complimenti all'ingegnere del suono, sì, perché davvero è un lavoro, un lavoro intanto certosino. Intanto presentiamo tutti i compagni. Assolutamente, che è doveroso, musica eleganti. È vero che insomma questo è una grande squadra. Io sono onorato di essere fondatore e direttore di questo gruppo di musica antica. Si lavora a progetti monografici dal disco solista come quello precedente, ti ricordi, della viola da gamba, per poi ampliare duo, trio, quartetto, quintetto, sestetto, settetto, ottetto, eccetera eccetera, quindi fino ad arrivare anche a una vera e propria orchestra da camera con molti elementi. Ottetto, ti sei fermato perché ottetto, non sai come si dice, novetto oppure perché nonetto, perché nonetto. Novetto potrebbe essere esatto, confuso con un ovetto piccolino, quello che era. E quindi sono, e si lavora a progetti monografici. Ovviamente in futuro faremo anche qualcosa di più cospicuo ripeto, con in organico un numero elevato di elementi strumentali, però adesso ho voluto viaggiare, peregrinare sul trio strumentale d'archi, senza l'uso del basso continuo. Quindi siamo scoperti dall'elemento della tastieristico, sia del clavicembalo oppure magari dello strumento a pizzico del liuto. E quindi ho scelto di viaggiare con questo organico, con violino, violoncello e violone 16 piedi. E siamo partiti così nel primo disco, nel secondo disco, nel terzo disco addirittura abbiamo anche la viola, quindi ci sono sei divertimenti. L'opera, ripeto, è un'opera omnia, è una world premiere recording, non è mai stato registrato prima quest'opera, questi sei divertimenti, opera 1 di Leopold Hoffmann. E i primi tre sono per viola, cello e violone, e gli ultimi tre sono per violino, violoncello e violone. I partner sono, innanzitutto sono amici,
ed è bellissimo quando si suona anche amici miei, posso dirlo, sono diventati anche amici tuoi, esatto, amici di tutti fondamentalmente, che sono delle persone straordinarie, molto vero, a confermo. Cuore. Io credo che poi per fare musica, come dicono antichi egizi, gioia, armonia, bisogna creare un aspetto ludico, un aspetto felice, quindi gioioso, e io credo che con questi due partner sia stato eccellente raggiungere i Campi Elisi. Quindi ed è stato anche fin troppo facile, esatto, lavorarci insieme, perché sì, conoscendo Paola e Antonio davvero è morito, esatto, quindi Paola Nervi al violino, e suona in questo disco anche la viola da braccio, e poi Antonio Coloccia al violoncello, ingegnere del suono, lo sappiamo benissimo, il grandissimo Maurizio Paciariello, nonché notevole pianista. Ecco, io credo che Paola e Antonio non solo sono dei bravissimi strumentisti, ma sono degli eccellenti interpreti, e hanno un orecchio importante, perché seguono questo pazzo scatenato che sta parlando adesso alle dirette delle sette, ed è bello quando si crede nel concertatore, nella propria sua visione di errante, di guida fondamentalmente sonora. Quindi non è da tutti fare squadra, te lo posso dire, perché fondamentalmente tutti quanti noi siamo anche musicisti freelance, quindi lavoriamo con determinati gruppi, ed è difficile a volte accettare e credere nel pensiero musicale di un direttore, di un concertatore. Chiaro. Però quando lo si crede, quando lo si sposa a 360 gradi, questo pensiero, è lì che nasce poi il sogno. Posso fare un raffronto per Paolo, tu che sei proprio addentro a questo mondo, possiamo raffrontare l'esempio che ha appena fatto, no? Gestire comunque una band a tutti gli effetti, no? È come che so, Fish dei Merion, che prende e va via perché non si trova più. La domanda che mi viene da farti non è questa che ti sto per fare, però secondo te, ora mi è venuta in mente, ma Fish quando è andato via da Merion poi ha continuato a comprare i dischi dei Merion? Questa è una domanda difficilissima. No, ma detto questo, le dinamiche però sono quelle. Probabilmente sono le... conoscendo l'animo umano, sì, perché si ha sempre voglia di sapere i propri ex colleghi cosa fanno. Però questo parallelo è una cosa interessante che hai portato avanti, quindi potremmo... A me, prima, noi siamo stasera collegati, diciamo, in un ambito abbastanza specialistico, visto anche dagli interventi esterni, da chi si è collegato. Ma se tu volessi, per esempio, dare molto brevemente un consiglio a chi si approccia per la prima volta o vuole cominciare ad ascoltare la musica di cui vi occupate, dacci proprio molto semplicemente... Facciala collocare storicamente dal punto di vista musicale, e perché no, se vuoi anche facendo qualche parallelo con qualche, visto che stiamo portando questo doppio binario stasera, musica pop e musica classica, che poi era la musica pop di altri tempi. Nasce tutto da lì. Certo, assolutamente. Ma io credo che l'elemento predominante sia sempre l'educazione alla musica colta, a partire dalle istituzioni. Non solo io, per esempio, nel caso mio sono stato fortunato, perché ho avuto papà che è un eccellente audiofilo, e quindi mi ha indirizzato subito nella via della buona musica, no? Sai, Duke Ellington diceva che c'erano due tipi di musica, no? Ti ricordi? C'è quella buona e l'altra. Ecco, io sono stato fortunato perché mio padre
mi ha spinto in quella subito, in quella buona. Buon inizio. Ed è un buon inizio, esatto, un buon inizio. Poi ovviamente ho avuto anche dei docenti, quindi si è rafforzato a livello istituzionale questa guida all'ascolto della buona musica. Quindi tocca a noi docenti, io sono un docente di musica come ben sai, cerco di far capire la differenziazione tra ciò che è veramente bello e ciò che non lo è, un po' come diceva anche filosofia della musica Giuseppe Mazzini, quindi cercare di riconoscere veramente l'arte della bellezza. E all'inizio è difficile perché i ragazzi, soprattutto adesso, si ascolta un certo tipo di musica, come sappiamo, ed è difficile fargli capire che c'è altro molto meglio a livello eruditivo, però bisogna farlo, bisogna far conoscere al discente un altro tipo di menù, perché sennò poi si è abituati sempre a mangiare dal McDonald's fondamentalmente, quindi bisogna far capire che c'è qualcos'altro. Poi pian piano quel cibo, quella sonorità la assimili e quindi ti incomincia a piacere, e allora scatta automaticamente la curiosità, cioè la voglia di esplorare sempre di più, di investigare, quindi di ricercare, quindi della storia, quindi cercare di io ho fatto così, cioè ricordo che tu sai benissimo che ti ho finito tutti i dischi che avevi di musica classica, no? Noi due ci conosciamo sempre da 20 anni, se ben ricordo, ammazza. Ed è proprio così, cioè appena usciva un disco anche all'edicola io mi catapultavo, all'epoca i dischi costavano anche pochino ovunque e non c'era Pierpaolo, non c'erano negozi importanti, però voglio dire c'era quel negozio di Bologna, aiutami, c'era la Nannucci, magazzini Nannucci, che insomma chi non si è servito la Nannucci? Sì, assolutamente, ma e poi da lì insomma si parte, quindi bisogna far ritornare a incuriosire i ragazzi alla musica buona. Assolutamente, anche perché mi ricollego a quello di cui stavamo parlando prima dell'inizio della trasmissione. Ian Anderson, Jethro Tull, un mostro sacro, sì. Rock sì, va bene, ma io sto riscoprendo la musica classica. Cioè, questi ragazzi che oggi hanno la possibilità davvero di esplorare con questi servizi streaming, fare dei giri pazzeschi su questa ruota panoramica che possiamo definire la musica, no? Ragazzi, esplorate perché ne avete la possibilità. Noi non abbiamo avuto la stessa fortuna e ci siamo arrangiati come abbiamo potuto. Sfruttate lo strumento perché davvero è... Siete davvero fortunati, avete la possibilità di ascoltare qualsiasi cosa, e quindi forse proprio un elemento che può essere importante è portare, giustamente vi stavate indirizzando ai ragazzi, portare in maniera parallela, cioè senza l'esclusione l'una dell'altra, certo, musica, certo. E quindi in questa maniera magari si riesce a coinvolgere, perché parliamoci chiaro, il problema è proprio riuscire a coinvolgere i più giovani alla musica classica, che per certe situazioni diciamo ha meno appeal di altro tipo di musica. Ma per questo mi ha colpito il tuo modo di presentarla, che invece usava proprio gli strumenti di quella. Esatto, quindi un modo intelligente e soprattutto non voler mettere in opposizione ma portare in maniera parallela potrebbe essere, perché molto spesso la musica antica viene sempre etichettata con una musica austera, rigorosa. Sì, diciamo, sotto certi aspetti lo è,
però si può far diventare tranquillamente quella musica, rispettandola ovviamente in primis sempre, anche in maniera, con una chiave ludica, con una chiave di divertissement, quindi cioè cercare di, come in questo video che abbiamo realizzato, creare un excursus di valenze sia positive che negative, perché infatti il brano ha questa sua dimensione, no? Dove nel trio si va in una tonalità minore, le tonalità minori secondo la musica antica erano le tonalità delle valenze negative, della malinconia, della tristezza, no? E allora ecco perché c'è la parte, la seconda parte del video che è in bianco e nero, che c'è questa fase riflessiva del personaggio, del sottoscritto, che è in fase contemplativa, mentre la prima era introspezione, quindi stava ricercando qualcosa, stava scendendo verso un percorso, infatti poi andava in binomio sempre alla struttura musicale, no? C'erano i pizzicati del violone mentre io scendevo quel sentiero che apro una parentesi. Qua Alessio starà sorridendo sicuramente. Io mi sono fatto male per andare giù, perché aveva una pendenza del 95-96%, cioè stiamo parlando del Ponte di Salle. Tra poco telefoniamo al sindaco di Salle, Davide Morante, e ci parlerà magari di questo ponte di Salle. Che è pericolosissimo. Che è pericolosissimo. Fanno il bungee jumping per Matteo, sindaco, per Matteo. E io sono sceso giù, capito, fino al fiume Orte, quindi è stato meraviglioso, però per risalire è stato micidiale. Però ne valeva la pena, perché ci stava nel contesto della sceneggiatura. E poi c'è anche una parte, per esempio, divertentissima, dove io vedo degli amici di Salle, sembra quasi una situazione di Gomorra, no? Perché c'è un amico mio che sembra che sta per tirare fuori una pistola, ma non è in maniera molto divertente. E quindi abbiamo cercato di riprendere anche delle scene della modernità, quindi Gomorra, sai, è attualissimo e altre cose, però voglio dire, seconda parte in bianco e nero al Castello di Salle, location straordinaria, i cani, abbiamo i pastori abruzzesi, quindi abbiamo voluto cercare anche di dare una abruzzesità proprio alla creazione di questo video, perché poi Musica Elegantia comunque è un gruppo di musica antica che ha genesi qui in Abruzzo e in primis nella mia città, che è Lanciano. E poi terza parte, ovviamente si ritorna nell'aspetto ludico e contemplativo, e ci si saluta così, con delle riprese del drone, in maniera molto elucubrativa, tutto qua. E dunque, allora, visto che l'abbiamo nominato, sì. Io direi di cominciare a contattare, sì, gli ospiti, perché amici dovete sapere che questa sera ce ne sono tanti. Data anche l'ora, perché la premessa è stata interessante, è stata divertente, esatto. E quindi diamo spazio anche agli ospiti, però lo facciamo come? Lo facciamo facendo ascoltare qualcosa del CD. Partiamo da un brano, la traccia numero 5 che Matteo ha scelto. Vuoi spiegarci il perché? E ci vuoi dire qualcosa riguardo questa? Anzi, no, facciamo così, ce lo dici dopo. Va bene. Ok, amici, va io intanto vado a chiamare
il sindaco di Salle. A tra poco. Pronto? Pronto Davide? Eccoci. Pronto? Eccoci, ciao. Buonasera. Ciao Davide. Ciao, ciao Matteo. Allora Davide, subito da Chitto ti chiedo di questo ponte, ma cosa vogliamo fare per questo ponte? Mi ha detto Matteo, sì. Ci stava raccontando poc'anzi che durante le riprese del video, cosa è successo Matteo? Beh, il posto è meraviglioso, io sono sceso giù, lo sai, sindaco caro, un abbraccio. Sono sceso giù ed è stato dura, bellissimo, ma non ho più il fisico di una volta, bisognava andare quindi... con le scarpe adatte, ma io mi sono presentato lì con, quindi, con le scarpe classiche. Davide, il problema non è il ponte, il problema è Matteo. Direi proprio di sì. Direi proprio di sì. A volte mi dimentico che l'età avanza, quindi voglio fare ancora il giovincello. Ti abbraccio, come stai sindaco? Come va a Salle? Bene, bene, grazie, bene. Ti è piaciuto il video? Grande, a Salle. Bellissimo, l'ho visto tutto, sono collegato dall'inizio, ho visto ogni passaggio dell'intervista e del video, che è un video stupendo. Ti ringrazio. Eccezionale. Ti ringrazio. Che nell'estate, se insomma, avremo il piacere sicuramente di trasmettere in piazza. Ti ringrazio, questo è un omaggio doveroso. Io posso dirlo che sono un sallese acquisito? Certamente, hai tutti i diritti per farlo, sì. Anche perché mi intrometto un attimo in questa faccenda, mi risulta che ci sia a parte il rapporto di amicizia che c'è tra voi due, ma mi risulta ci sia un diploma di merito per Matteo, mi sbaglio? Sì, quello dell'anno scorso, esattamente. Che l'amministrazione comunale di Salle ha concesso al maestro, ma in quel caso all'amico Matteo, insieme, poi sarà ripetuta anche a Lanciano, quindi diciamo che Matteo in qualche modo torna ad unire due territori che comunque in passato erano legati, Salle e Lanciano, che è la città da dove trasmettete. Sì. Salle è, come diceva Matteo, il paese delle corde sicuramente, ma io direi ancora di più, direi anche il paese dei suoni. È vero, perché a Salle c'è sempre stato il suono, corde armoniche e campane, e qui torno a quello che dicevo prima, all'epoca tra l'Ottocento e il Novecento della famiglia Mari, che poi si è affermata a Lanciano con le campane, quindi diciamo che a Salle c'è sempre stato nell'aria in qualche modo una melodia, anche quando c'era, soprattutto quando c'era il vecchio paese. Assolutamente, infatti ho voluto anche fare delle riprese a Salle Vecchia, perché comunque si respira. Che sono stupende. Sì, si respira noi nel frattempo, qualcosa di incredibile. Noi nel frattempo stiamo riguardando le immagini del video,
posto è davvero stupendo, il paesaggio è magnifico, a dir poco magnifico. Abbiamo anche potuto osservare effettivamente che avresti dovuto indossare delle scarpe ad hoc, caro Matteo. Sì, ecco, io mi sono presentato con le scarpe classiche. Posso dire una cosa, Davide? Sì. Sei giovanissimo. Ho visto la tua foto. Ma scusa, non come me, posso, vuoi dire, quello volevi arrivare, capito Davide? Posso chiederti quanti anni hai? Non lo dire, sindaco. Ne ho appena compiuti 31 tre giorni fa. Allora, amici, questo è il sindaco di Salle, questo ragazzaccio. Quanti ne hai? Scusa, ripeti, quanti? Esattamente, 31. 31. Qui nella foto... Nella foto che avete 18, qui ne avevo 27. 27. Era l'anno in cui sono stato eletto sindaco. Sì. Scusami, ma i sindaci di Salle li prendono da all'asilo? Cioè, come funziona questa faccenda? Comunque, complimenti, davvero. Io non l'ho mai conosciuto un sindaco così giovane. Davide, mi sembra forse il sindaco più giovane d'Italia, giusto? Se ben ricordo. No, assolutamente no. C'è qualcun altro. Ci sono sindaci di 23 anni. Ah, addirittura. Ci sono sindaci. No, io al momento dell'elezione ero il sindaco più giovane della regione, però questo tengo a specificarlo, perché comunque non è un merito, è una fase di certo, assolutamente. Però bello, dai, bello. Poi lui è molto bravo, è veramente, non lo dico per sviolinare qui in diretta, però che poi... è lungimirante, lui crede nei progetti di qualità, nei progetti di qualità musicali in questo caso, ma artistici, giusto Davide, a 360 gradi. Sì, certo, ci crede tanto, investe e coinvolge tutta la comunità. Poi ovviamente la comunità sallese è una comunità straordinaria, che è subito molto recettiva, quindi io mi ricordo che ogni volta che facciamo dei concerti nella chiesa di Santissimo Salvatore, oppure presso, consiglio di visitare anche questo posto che è molto bello, il Museo delle Corde Armoniche, giusto sindaco? Sì, sì. Anche lì abbiamo effettuato dei concerti, delle conferenze, e il pubblico è sempre stato cospicuo e presente. E niente, una comunità genuina, sana. Io sono onorato di, sono ormai 20 anni che vado lì, sono onorato di avere moltissimi amici, come il sindaco in primis, Toro Strings, i fratelli Beniamino e Pietro Toro, Dino, Ivana, insomma ce ne sono tantissimi, dovrei fare un elenco, Fabio, i fratelli di Bartolomeo e Daniele, insomma sono persone straordinarie, e c'è una bella famiglia per poi lavorare a progetti importanti come quest'ultimo di Leopold Hoffmann. Pierpaolo, vuoi dire qualcosa? Nulla, se non la capacità ancora una volta di Matteo di trovare il luogo giusto per far emergere i sentimenti e quindi la sua musica. Un posto che io ho imparato a conoscere da lui, e quindi rinnovo i complimenti al sindaco e alla bellissima comunità. Grande sindaco. Posso aggiungere una cosa? Sì, certo, assolutamente. Devi. Sì, no, su quello che diceva Matteo è come se avesse in qualche modo preso le parole dalla mia testa. E quindi mi ha rubato le parole, ma volevo dire esattamente quello, volevo ribadirlo in questo caso. Un piccolo paese, tra i pregi di un piccolo paese, è quello che sia allo stesso tempo un piccolo paese ma anche una grande famiglia. Vero.
E quindi siamo sempre, diciamo, sicuramente preposti verso sicuramente l'accoglienza, l'ospitalità, però in questo caso Salle rappresenta forse, permettimi il termine, il nido per Matteo, perché come diceva lui, sono 20 anni che frequenta Salle, quindi immagino il paese in questo caso svolga anche una funzione di rifugio e di protezione, di ispirazione anche. Sì. Di ispirazione possiamo dirlo, certo. anche perché appunto, insomma, come appena detto, c'è una comunità pronta ad abbracciarlo ogni volta che viene, insomma, anche orgogliosamente lo facciamo, quindi, insomma, oltre ad essere una... Non vedo l'ora di ritornare, dai, per ormai... Vabbè, insomma, non hai bisogno di inviti, insomma. Io ti ringrazio di cuore. Davide, grazie di essere stato con noi, grazie di averci dedicato del tempo, grazie per aver ospitato Matteo e le musiche eleganti. Ricordo Davide Morante, sindaco di Salle, patria delle corde armoniche in budello naturale, di cui Matteo è un consumatore assiduo, giusto? Consiglio finale a Matteo. Via. No, dico, Matteo, la prossima volta non scendere a piedi ma fai direttamente bungee jumping, arrivi giù. Non se ne parla. L'avevamo accennato prima, esatto. Davide, sai che lo faccio io. Davide, grazie! A presto! Buona serata! Ciao! Ciao, caro, ciao, grazie, ciao. Dunque, allora, ci sono dei messaggi, perché dobbiamo dare spazio anche a chi da casa ci sta seguendo. C'è Leonardo Porreca, bravo Matteo, sei unico. Franca Lemme, saluti da Giulia. Questa Giulia, chi sarà questa Giulia? Non lo so. Maria Loretta, Maria Loretta Sozio, fortunati i tuoi studenti. Sì. Angela Tumini, cuori, ciao, abbracci. Ciao. Stefania De Laurentiis, Ivana, sì. Davide Morante, Stefania, ci sono. Poi, via. Insomma, c'è tantissimi. Francesco Cicchitti. Applausi, sì, Ivana De Titta, complimenti, compare, Marzia Falconio, felicitazioni, grande Matteo, Marzia, sei un grande. Ancora Stefania De Laurenti sta ancora, tanti abbracci, insomma, grazie a tutti. Allora, facciamo così, chiamiamo il prof, d'accordo. Qui c'è l'articolo, Il prof. Allora, amici, lancio naturalmente un'altra canzone del nuovo CD di Matteo, così ne ascoltiamo un pezzetto insieme, e nel frattempo chiamo una persona importante. A tra poco, rimanete lì. Thank you.
Dunque, allora, amici, stiamo chiamando il professor Francesco Rocco Rossi. Pronto? Pronto? Professore? Pronto, buongiorno, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, prof. Ciao Matteo, ciao. Ciao, abbiamo. Siamo in ritardo, eh? Sì, siamo un come... Un classico. Non c'è problema. Siamo come le puntate classiche delle dirette delle sette. Portiamo sempre qualche minuto di ritardo. Ma quello tutti, quindi è normale. Quindi, no, è molto bella la trasmissione, quindi la stavo guardando volentieri. Quindi... Oh, grazie. Abbiamo un nuovo ascoltatore e questo ci fa onore. E che ascoltatore, ragazzi, perché, amici... il professor Francesco Rocco Rossi è il noto docente del Pontificio Ambrosiano di Musica Sacra di Milano. È lui che realizza le info musicologiche del booklet dell'attuale e del precedente anche. Sì, è vero. Sì. È vero. Molto puntuali, devo dire, fatte bene, ma ti prendono, eh? Sì. Complimenti, professore. Ah, grazie. non so poi proprio, ci ha onorato il prof che tra l'altro l'anno scorso è stato qui a Lanciano. L'anno scorso sono stato a Lanciano, è stata un'esperienza veramente meravigliosa. Sì. Eh sì, ha tenuto la conferenza all'interno del Festival Internazionale di Musica Barocca che organizza Musica Elegantia, anche qui patrocinati dal Comune di Lanciano, che ringrazio ancora una volta per credere in me e all'Associazione Musica Elegantia. E lui ha tenuto veramente una bellissima conferenza sui ricercari e canzoni, che era oggetto del disco, appunto, che dicevi te, Vale, il disco precedente, quello monografico, cioè quello solistico, scusa, della Viola da Gamba, su autori come Ortiz, gli inglesi Humeli e poi l'italiano Bertalotti. E qui invece il prof ci delizia con un'ulteriore ricerca musicologica sull'autore Leopold Hoffmann. Professore, io l'ho chiamata per salutarla e va bene, però una domanda gliela devo fare. Anche due. approfitto. È come quando passa lo specialista, no? Il medico dice: ma mi fa un po' male qui, ma mi spiega un attimo chi è Leopold Hoffmann, per favore? Ah, sì, Leopold Hoffmann è stato uno dei... Allora, intanto contestualizziamo il periodo. Siamo nel periodo dello stile galante, che è quella sorta, mi scusi, di cuscinetto stilistico che c'è dopo il barocco e prima dello sviluppo, dell'esplosione del classicismo. E un po' si sovrappongono, in realtà. Leopold Hoffmann è stato uno degli autori di riferimento per quanto riguarda, diciamo, appunto l'Austria e la zona delle, comunque l'Austria, insomma, la zona dell'Europa meridionale sostanzialmente. E è stato molto famoso perché lui era un bambino prodigio, quindi vabbè, come spesso capita, è stato quindi accolto alla corte di Vienna, dove ha avuto un sacco di incarichi, e a un certo punto diventa anche organista alla cattedrale di San Stefan. Quando però muore Leopold Gassmann, che è un altro grande compositore del periodo, appunto, dello stile galante, lui fa domanda per diventare maestro di cappella alla corte. E non lo prendono, ma non lo prendono non perché non era bravo, è il contrario, non lo prendono perché alla cattedrale, se lui se ne fosse andato, avrebbe lasciato un vuoto che sarebbe stato difficile da colmare, e quindi non gli è stato precluso quel posto lì. È vero. No, lui era molto apprezzato da tutti. Poi possiamo leggere come al contrario, diciamo, come sintomo di una chiara fama che lui
lui aveva anche un certo discredito che Haydn, Franz Josef, sì, ha cercato di buttare addosso a Hoffmann, che è una cosa che non, storiograficamente ancora non è risolta, non si capisce perché. Probabilmente era proprio perché cioè, si vedeva un astro nascente, quindi anche un po' pericolosetto, voglio dire, no? Sì. Per la figura di Haydn. E quindi, cioè, no, era sicuramente un personaggio famoso che ha scritto di tutto. Ha scritto di tutto, musica sacra, anche musica tastieristica e poi naturalmente i divertimenti. Grazie, professore. Grazie. Grazie mille. Professore, un'altra domanda. Ma un professore come lei, qual è la sua band preferita? La mia band sì, preferita? Sì. Beh, quella di tutti, cioè di tutti no, però insomma i Beatles. I Beatles. Perfetto. Ascolti, ultima domanda poi la lascio andare, perché io ho conosciuto Matteo in occasione dei divertimenti viennesi. Ma cosa sono questi, sì, divertimenti? Io mi immagino, no? Queste persone che si divertono molto, ma è così? Allora, che si divertono molto quelli che disuonano non lo so, dovevano in qualche modo dilettare, quello sì, gli ascoltatori, certo. Diciamo che era musica, allora il termine divertimento vuol dire tutto, vuol dire niente, già anche all'epoca non si capiva bene, ma questo è un classico dei titoli musicali, e sostanzialmente voleva dire una composizione che non doveva appesantire, ammorbare gli ascoltatori, certo, quindi doveva essere, come dire, gradevole, un dialogo galante tra pochi strumenti, comunque una musica cameristica, infatti qua sono dei trio, non si è mai preciso, poi in realtà cambiava anche nome il genere del divertimento, non so se infatti anche questa di Hoffmann ha avuto nomi diversi, si sono chiamate sonate piuttosto che partite, non so, i divertimenti che venivano suonati la sera si chiamavano Nachtmusik, come tipo Eine kleine Nachtmusik, sì, no? Che vabbè, sì, certo. E quindi, cioè, il divertimento è un termine un po' omnicomprensivo, che però indica sostanzialmente una musica cameristica, quindi comunque pochi strumenti, e comunque musica piacevole. Grande. Grazie. Grande prof. C'è Paolo, a te la domanda. Buonasera professore, piacere di conoscerla. Allora, io invece le faccio una domanda da commerciante di musica, ma insomma, per noi che vendiamo la musica, curatori delle note, ovviamente lei non fa solo questo, però è importantissimo, perché spesso ci permettono di arrivare laddove noi non siamo in grado di arrivare, e molto spesso gli appassionati ci chiedono che ci siano dei prodotti in cui le note siano ben scritte, importanti, certo. Io non posso millantare conoscenze di musica classica, un po' più di musica jazz che ci piace, che seguiamo un po' di più, e quindi per esempio che sono Ashley Ken, che quando abbiamo un CD o un vinile con le note importanti o di una nota casa discografica, è un valore aggiunto importantissimo, e questo arriva anche a chi li ascolta, per cui più che una domanda era un voler sottolineare l'importanza di curare con attenzione, con conoscenza le note musicali, perché agli ascoltatori tutto questo arriva, e quindi la ringrazio ancora. Sono io che ringrazio lei per aver detto questa cosa, perché è una cosa che condivido tantissimo, al di là della ricerca, come dire, ad alti livelli, poi c'è la divulgazione che deve essere fatta bene, e il discorso che si diceva prima, no? Coinvolgere tutti nella musica, la gente comunque la si coinvolge facilmente, basta che sappia che cosa sta per ascoltare. Sì. Certo. Chiarissimo. Benissimo, professore, grazie di per essere stato con noi. Grazie per averci illuminato davvero, e grazie per essersi, insomma, l'illuminazione. Grazie per essersi prestato anche al gioco. Grazie mille. Grazie a voi e complimenti. Grazie ancora. Un abbraccio, buonasera. Grazie. Dunque, allora, nel frattempo, amici, continua il via vai nel negozio di Pierpaolo. Vi ricordo, la diretta va in onda da un noto negozio di dischi, musica e libri a Lanciano, in via Abruzzi. Se avete bisogno di un disco, è qui che dovete venire. È qui, se avete bisogno di un libro, è qui che dovete venire.
Se volete ascoltare una diretta, è qui che volete, dovete esatto. venire. Insomma, è sempre qui. È sempre qui che dovete venire. Via Abruzzi mondo, 3 Lanciano. E, dunque, nel frattempo è arrivato non in lo negozio diciamo, non lo diciamo. Un personaggio che sarà anche importante, un nostro ospite. Forse. E, vi dico solo che è alto, è molto alto. di bella presenza assolutamente. Va bene, allora adesso facciamo andare un'altra canzone del nuovo chiamiamo CD. La coppia, quindi chiamiamo Paola e Antonio, lancio un'altra traccia che abbiamo scelto con Matteo e vado a chiamare i nostri due amici. A tra poco. Stiamo chiamando Paola. Ci risponderà? Non ci risponderà? Vediamo. Pronto? Pronto Paola? Ciao. Buonasera. Ciao, com'è? Tutto bene? Ciao Paola. Ciao. Come stai? Dalla voce? Beh. Però che stavi? Stavi dormendo, di la verità. No, stavo ascoltando. Bene, bene. Non è che ti sei addormentata? No, stavo ascoltando. Grande, bravi. Come stai Paola? Tutto bene, grazie. Io, mentre voi conversate amichevolmente, io provo a chiamare anche Antonio. Conversa per cortesia. Faccio da anfitrione. Grazie. Allora, tu cara non fa Paola. Finta di niente, Paola, raccontaci qualcosa. Stai cucinando? No. Cosa mangi stasera, Paola? Cosa mangia una violinista la sera? Niente, violinista non mangio. Passato di verdura. Passato di verdura. Cose tristi, ma certo, musica antica, guarda. No, i violinisti. Guarda al passato con affetto. No, i violinisti non mangiano cose tristi. Una violinista che suona musica antica, guarda al passato con affettato. Con l'affettato. La possiamo mettere così. Anche senza. Questa era proprio da Dirette delle Sette. Allora, amici, stiamo chiamando, tanti messaggi, siamo in ritardo anche con i messaggi, sto provando a chiamare, allora ci provo. Antonio? Pronto? Paola? Paola? Antonio? Forse deve abbassare Antonio il volume del... Allora, sì, allora sentiamo, ci sono sia Antonio che Paola. Sì. Ciao Antonio, benvenuto. Grazie, bentrovati tutti, un abbraccio a tutti. Ma poi che ci dobbiamo fare con questi dischi poi, Antonio? Infatti, che cosa ci dobbiamo fare? Cioè, il motivo è uno fa dischi, però... Tormentone. Allora, amici, intanto faccio le presentazioni perché sì, sono dovute. Doveroso. Allora, in foto potete osservare Antonio all'opera. Ci sei? Non vi sento più, vi sto perdendo. Io ci sono. Ok. Ed ecco Paola. Paola le prese con il violino. I due ospiti al telefono, amici. Sì, due qua. Primi piani che vi rendono giustizia, siete bellissimi. Come no, voglio dire. Allora, una domanda per entrambi. Com'è andata la lavorazione di questo CD? Com'è stato? Com'è stato Matteo? Era irrequieto? Era agitato? Era come suo solito, irrequieto e agitato? Com'era?
No, no, devo dire che è stato tranquillissimo. Tranquillissimo. Sì. Dopo l'ultimo disco, un bravo ragazzo. L'ultimo disco, dopo l'ultimo disco ti hanno drogato, secondo me. Sì, sì, infatti ti mettevano qualcosa già dalla colazione, mi ricordo. Però una domanda a tutti e tre, dopo sentiamo anche Maurizio, ma com'è la lavorazione di un disco, che poi questo è registrato in presa diretta, sì, praticamente, quindi sì, come avviene la registrazione di un disco in presa diretta in mezzo a un paese? Cioè come si fa? Paola, vai, parlate. Parti prima te. No. Beh, ovviamente bisogna essere anche pazienti, perché ovviamente la vita del paese continua, giustamente, e quindi durante l'estate ci sono spesso ragazzini che giocano, piuttosto che, insomma, rumori dovuti anche ad altri imprevisti, come ad esempio i lavori stradali, insomma. Comunque è divertente. Poi gli imprevisti ci sono, certo, e sono da mettere in conto, però registrare in quell'ambiente, in un ambiente così familiare, sì, l'avevamo detto prima, infatti. Esatto, sì, poi, è bellissimo, esatto. È rilassante anche, perché poi i Monti di Salle veramente sono fantastici, il clima è bellissimo, è veramente, è quasi una vacanza, ecco. Antonio, ascolta, ma quando stavate, sì, registrando, è mai successo che durante l'esecuzione di un pezzo passa la macchina, suona, quindi devi ricominciare da capo, certo, quindi poi passa un'altra macchina, suona, e devi ricominciare da capo, e poi alla fine esci fuori e dici, oh. Spesso i momenti più delicati venivano interrotti dalle campane, del campanile della chiesa. Certo, chiaro, chiaro. O del municipio, non so, e quindi ovviamente si deve ritrovare con la concentrazione che si è interrotta, però tutto sommato, ecco, eravamo già pronti, avevamo già in considerazione, sì, certo, queste cose, quindi sì, bravissimo. Anche il vento, anche il vento temporale, sì, è stata una produzione, ragazzi, è vero, no, non semplicissima, perché ovviamente sembrava che tutto era contro di noi, ma già in partenza, perché quando, esatto, perché quando c'è stata l'iniziazione, no, della produzione discografica, vi era un operaio con il martello pneumatico, purtroppo qui veniva dalla regione Abruzzo, quindi non purtroppo non era stato avvisato nessuno, certo, quindi fa parte del, cioè devono fare il loro lavoro, è normalissimo, questione di fibra, certo, sai, quindi ci sta benissimo, però noi vederlo così, abbiamo aspettato un bel po' il primo giorno a iniziare la prima fase proprio della registrazione, e poi, come diceva Paolo e Antonio, anche ci si è messo anche la bontà divina, che a un certo punto è subentrato un bel temporale, il famoso temporale estivo, con ricco di tuoni, fulmini e saette, però Antonio lo diceva, fa parte del gioco, cioè uno vuole fare musica, quando fa le registrazioni discografiche deve mettere in conto tutto questo, e ci sta, anzi è il bello di un musico è quello poi di cercare di isolarsi da tutto questo frastuomo e di ritornare nella sua dimensione di ispirazione lucubrativa, insomma, del prodotto, certo, che certo si deve effettuare. Bene, amici, io vi ringrazio per essere stati con noi. Io volevo dire una cosa ai due. Vai. Intanto sono stati partner, ripeto, l'avevo preambolarmente detto prima dall'intervista, sono ragazzi splendidi, non solo dal punto di vista professionale,
ma in tutto, e quindi è un piacere lavorare con loro. Credo, ragazzi, che avrete al più presto ovviamente il disco, perché è arrivato proprio ieri. Vi ho fatto le foto, avete visto? Io c'ero, ragazzi. Esatto. E sicuramente io credo che vi piacerà, perché abbiamo fatto un lavoro notevole. Perché ricordiamolo che il CD ha ben 72/73 minuti di musica. Insomma, voglio dire, è una veramente tanta roba. E ricordo ancora una volta che in questo disco abbiamo la violinista e violista Paola Nervi, che si cimenta non solo con il suo strumento primario, che è il violino, Paola, ma anche con la viola. Senti, ma passare con la viola, Paola, è stato difficile nella registrazione? A livello fisico, devo dire che no, certo, sorprendentemente no, mi ha aiutato moltissimo anche lo strumento, perché io avevo questa viola di Jair Rosenblum, questa liutaia di Torino, che è liutaia di Torino, che è veramente bravissima. E certo, l'abbiamo menzionata, menzionata nel booklet, anche perché era importante menzionare tutti gli strumenti, anche quello del il violoncello bellissimo che del grande Antonio Coloccia, che insomma, Antonio poi era reduce anche da una tournée impegnativa nel Marchigiana, quindi insomma, voglio dire, con il caldo di Salle però è stato paziente, ecco. Siamo arrivati in fondo. Quindi bella viola, si dicevi, Paola. Sì, effettivamente sì, infatti, è molto calda, nel disco si sente. È facile suonarla, quindi non è stato assolutamente faticoso. Nel disco si sente tutto questo passaggio tra uno strumento all'altro, sì. C'è proprio questa differenziazione, non solo a livello timbrico ovviamente, ma si sente proprio questa differenziazione di colore, di colore di emozionale, perché effettivamente perché debuttare prima con la viola e poi di solito è il contrario in alcuni altri dischi, no? Invece i primi tre divertimenti di Hoffman sono stati composti per viola, violoncello e violone. Gli ultimi tre tri sono per la voce soprano. Quindi questo è già interessante, sì, no? È vero. È una sonorità davvero molto particolare, sì. Molto bene, morbida. Ragazzi, siete pronti per il prossimo disco? Abbiamo appena finito questi due ragazzi. Lasciali in pace, bisogna produrre qua. Va bene, amici, grazie per essere stati con noi. Grazie Antonio, grazie Paola. Buon proseguimento. Ciao, a presto. Allora, andiamo a chiamare anche Maurizio, perché Maurizio mi ha scritto, ha detto che deve andare a mangiare, quindi dobbiamo sbrigarci, oppure non possiamo chiamarlo. No, Maurizio. Dobbiamo... Ma cosa dovrei mangiare? Adesso sono curioso. Adesso ma lui si sta facendo la carbonara, sai, un fanatico della carbonara, ma il maestro Baciariani. Adesso lo chiamo, Maurizio. Dunque, allora, dobbiamo chiamare Maurizio, perché Maurizio è l'ingegnere del suono, amici. Ingegnere del suono. È l'alchimista. Ma Maurizio è colui che dà vita... Pronto? La pietra filosofale. Pronto? Parlo con il cuoco. Eccolo qua. Parlo con il cuoco Maurizio Paciariello, che si apprestava a cucinare una carbonara di quelle sue. Sì. Io l'ho detto tanto bene. Ciao Mauri. Ciao Maurizio. Ciao a tutti. Dove va? Che stai mangiando, dai, di la verità. Sì, sono dovuto scendere. Allora, Maurizio, quando ha suonato il telefono, Cosa? Cioè, che palle,
proprio mo. Lo sta facendo l'esempio che ti sta suonando il telefono. Proprio mo. Proprio adesso che sto. Ma avevano detto. Che c'ho il guanciale. Ma avevano detto alle 8. Sti cretini. Allora Maurizio, allora signori, signore e signori, facciamo le presentazioni per bene. Maurizio Paciarello è l'ingegnere del suono, è un artista perché non, anche lui pianista è forte pianista, ricordiamolo, nonché forte docente. Pianista per chi si fosse perso, cioè forte pianista non significa che suona il pianoforte forte, ma lo strumento antenato è il forte piano. Cos'è il forte piano, Maurizio? Vai, dicelo brevemente. Diciamo che si dice forte piano perché si intende uno strumento a percussione a tastiera antico, diciamo, è un modo di dire odierno in realtà. All'epoca, nel Settecento, si usava sia pianoforte che fortepiano in base alla lingua. Non so, magari gli inglesi usavano pianoforte e magari i cechi, i boemi usavano fortepiano o i viennesi, ecco, per cui era, diciamo, faceva parte del linguaggio, però attualmente, oggi, quando, certo, quando sentiamo dire fortepiano, si intende uno strumento con una costruzione antica, con una logica, diciamo, costruttiva, che o sono strumenti originali oppure sono copie, repliche di strumenti fedelmente riprodotte, certo. Ascolta, a livello sonoro c'è differenza tra un pianoforte e un fortepiano? Sì, c'è molta differenza perché la struttura è completamente diversa, quindi gli strumenti, diciamo in particolare gli strumenti viennesi, sono molto più leggeri come struttura, come, diciamo, modello, come progetto, e quindi chiaramente poi in realtà quello che noi conosciamo come strumento moderno è uno strumento che è stato inventato alla fine dell'Ottocento ed è rimasto uguale praticamente anche in tutto il Novecento e adesso in tutto il 2000. È un progetto che in realtà appunto affonda le radici alla fine dell'Ottocento ed è un po' un'evoluzione, un ingrandimento di tutti i pianoforti che c'erano già dalla fine del Settecento fino a tutto l'Ottocento, e oggi conosciamo molto quello lì e molto poco tutti gli altri modelli che ci sono, che si sono presentati in passato, insomma questa è la logica, ecco. Amici, cos'altro devo dire? Beh, Maurizio, ricordiamo che poi è venuto anche quest'estate, ci ha deliziato un concerto per pianoforte, qui in questo caso, qui a, sì, Lanciano, sì, sempre. Ci sono le foto sulla pagina Le Dirette delle Sette, se volete andare a, esatto, vederle. Esatto, e nonché Musica Eleganza, insomma, ha avuto veramente, sono state delle bellissime giornate perché... abbiamo, a parte il fatto di rivedersi, insomma, stare, sì, insieme, sì, sì, però sì, è vero. Poi è una bellissima sorpresa. Bello, perché lui, sì, è venuto anche il giorno prima ad assistere al mio concerto, quello della Viola da Gamba, Lume di Candele, e sì, perché io, Maurizio, cioè, io e Maurizio non siamo solo due musici che collaborano come due matti a progetti utopici musicali, ma siamo molto amici e quindi, certo, è stato veramente un piacere per me perché c'è veramente una stima reciproca, posso dire, giusto Maurizio? Sì, sì, è un piacere lavorare, ci rispettiamo insieme molto a livello, quindi, musicale, e nonché lui ha un grandissimo orecchio, sappiamo che con me è difficile trattare e... Pure io lo so. Pierpaolo annuisce fortemente con la testa. Non potete vederlo. Mimo, voglio mimare Pierpaolo. Attenzione, lo mimo. Eccolo qua. però diciamo che questa pignoleria di entrambi, adesso Maurizio dirà più la tua, stai pensando, di la verità. Poi alla fine credo che meriti perché nascono dei prodotti come quest'ultimo, veramente. Poi era complesso quest'ultimo prodotto, è vero Maurizio? Che ci puoi dire? Sì, sì, è musica molto delicata, piena di dettagli,
e quindi anche di trappole in un certo senso, perché poi alcune cose devono uscire, devono venire fuori. C'erano le famose variazioni, no? Sì, sì, le variazioni, variazioni che, insomma, no, veramente... musica pensata per tre solisti, esatto. Che quindi poi ognuno dà il meglio di sé nei vari momenti, e sono brani non semplici da rendere, per cui è stato un progetto importante, difficile da riorganizzare, da ripensare poi in post-produzione, però penso che abbiamo poi alla fine fatto un bel lavoro. Un ottimo lavoro. Io lo sto ascoltando in cuffia. Amici, grazie Mauri. Suono sì, fantastico come sempre. Io... ma lui è il catturatore proprio dei suoni, cioè, cattura i suoni, lo cattura, lo mette dentro in tasca, poi va a casa, va a dormire, poi il giorno dopo cucina e viene fuori cucina la carbonara, esatto, e viene fuori il CD. Va bene, perfetto Maurizio, grazie. Ciao Mauri, un abbraccio, ciao caro, ciao, buona serata, ciao, a presto. Grazie anche a voi. Ciao. Amici, adesso andiamo a chiamare colui che ha patrocinato tutta questa faccenda. Se noi siamo qui è grazie a lui. Grazie al patrocinio. No, non sul pianeta Terra, cioè, adesso non volevo spingermi troppo in là. Cioè, se noi siamo qui è patrocinato dal comune di Lanciano quindi il sindaco Filippo Paolini, che vado a chiamare, che perché ringrazio io veramente di cuore, che tu hai il numero del sindaco, io ho il suo numero, se dovesse servirmi qualcosa, insomma, io adesso, ne approfitterò, cioè, adesso ce l'ho. Cioè, perché non usarlo? Poi dire. Si è creato, secondo me, una bellissima collaborazione con il patrocinio. Anzi, se qualcuno ha bisogno, c'è il sindaco. Se faccio da portavoce. Sindaco? Pronto? Sta cenando il sindaco. Pronto? Sì. Sindaco, buonasera. Buonasera. Buonasera, piacere di conoscerla. Io mi chiamo Valentino Gentilezza, sono di Piani d'Archi e sono il conduttore. Grande sindaco, buonasera. Ciao sindaco, sono Matteo. Salve, c'è anche Matteo, c'è Pierpaolo anche. Buonasera sindaco. Allora, noi la volevamo ringraziare perché stavamo dicendo che se siamo qui è grazie a lei. No, io proprio non ho fatto niente. No, lei non ha fatto niente. Adesso non cominciamo con io non ho fatto niente. Sindaco, cioè, voglio dire, cioè, qua qualcuno l'ha fatto qualcosa. Cioè, io non voglio dire, io non sono stato. Matteo neanche. Sono arrivato. Che bravissimo. Grazie ancora. Si merita tutto, si merita. Allora, sindaco, allora ci racconta un attimo il rapporto con questo maestro, che davvero è stupefacente, per usare il termine. Ci conosciamo da vari anni, lui veramente è un giovane artista, ormai non più promettente, ormai è un artista affermato, certificato, bravissimo, fa della musica stupenda, ma quel che conta è che lo fa con passione, professionalità, estrema dedizione, ma quello è importante. A seguito di tutta questa passione, di tutte queste cose che ha appena detto, si è meritato anche una targa di merito, è vero? Sì, per forza. Matteo, le targhe, Matteo piacciono i risultati. Io ho visto la targa l'ha attaccata alla macchina, cioè la targa che lei le ha dato, l'hanno fermato i carabinieri e lui... E non mi hanno fatto niente, No, perché me l'ha dato il sindaco e là i carabinieri di Lanciano hanno alzato le mani loro, perché di solito è il contrario. Cioè, voglio dire, è stata una scena davvero... Quindi, se ha una targa anche per noi, io mi chiamo Valentino. Volentieri. Benissimo. Volentieri. Allora, ascolti, ci sono anche dei progetti quest'estate a Lanciano, sì, che riguarda sempre l'ambito. Ci stiamo lavorando. Ci può anticipare qualcosa per chi ci ascolta? Potrebbe anticiparlo più Matteo, perché Matteo ci ha lavorato l'anno scorso, abbiamo fatto bellissime cose. Sta lavorando, penso, anche per quest'estate. Ci stiamo lavorando, sì, per quest'estate. Già abbiamo avuto un colloquio, ovviamente amichevole, perché il sindaco è sempre disposto ad accettare idee dal sottoscritto, musicali e non solo.
E sì, sì. Speriamo che quest'anno ci potrà essere il proseguo di un'altra edizione del Festival Internazionale di Musica Barocca, organizzato da Musica Eleganza. L'anno scorso è stato un bellissimo festival, ricco di tanti eventi. C'è stata la magia bellissima del purgatorio, la magia del purgatorio, esatto. Sì, grazie di aver presenziato, perché insomma lui è stato al concerto con la viola da gamba. A lume ricordo, di candela. Io c'ero, esatto, c'ero. Esatto, c'ero e ci siamo visti. Il sindaco ovviamente non mi conosce, non mi ha visto. Io era al buio, tra l'altro. Era non al buio, avrebbe mai... era tutto al non mi sono offeso, sindaco, cioè, tranquillo. Sì, sì. Non poteva vedermi, ecco, tutto qui. Sicuramente insomma, ci stiamo lavorando, work in progress, uscirà qualcosa di anche questa volta Anzi, è stato un precursore dei tempi, perché adesso si tutti a risparmiare energia. Esatto. Molto anticipato. Esatto. Grande sindaco, grande. Sì. Niente, mi associavo anche io, sono Pierpaolo Ferulli, ai ringraziamenti per il sindaco, a questa vicinanza. Non per la sola per la solita musica, per una musica di qualità come quella che fa Matteo. Quindi questo essere particolarmente vicini in queste situazioni ci fa piacere da appassionati e da operatori del settore. Quindi un grazie anche da parte nostra. Ha detto bene, musica di qualità. Di qualità. Dobbiamo fare qualità. Di qualità. Se Lanciano vuole essere la città della musica, deve essere però con la qualità. Siamo assolutamente d'accordo. Sicuramente la strada da percorrere. Musica la fanno tutti, però poi la qualità è di pochi. Grazie sindaco. Grazie sindaco, io la ringrazio. Grazie per il tempo anche a lei. Buona serata. Grazie anche a lei. Grazie mille. Ciao sindaco. Arrivederci. Ciao. Possiamo dire che non ci farà fare più niente quest'uomo qui. Possiamo dire che sindaco, sto scherzando. So che lei non è uno che segue le dirette delle sette, insomma, ma la chiamerò nella prossima stagione. Allora, io mi volevo un attimo ricomporre, perché ecco, tolgo la foto del sindaco che insomma ci ha deliziato della sua presenza. Grazie ancora. Mi sono dimenticato di chiedergli cosa mangia un sindaco la sera a cena. Conoscendo avrà il sindaco avrà il tavolo Paolini, il tavolo quello grande, secondo te, ospite misterioso bene. Secondo te un sindaco, non dico il sindaco di Lanciano, ma un sindaco la sera quando torna ha il tavolo grande, lungo, con tutta la roba sopra, che ne so, il pollo, il fagiano, l'agnello, poi dopo la pasta, dopo la frutta, dopo... No, dici, ospite misterioso, cosa mangia un sindaco? Ospite misterioso. Ma non stavamo parlando del sindaco di Lanciano. Davide Morante, stasera... cosa mangerà? Cioè la servitù, cosa gli darà sul tavolo? Perché ha la servitù un sindaco? Certo. Beh, voglio dire. Cosa mangerà? Lo richiamo? Lo richiamo? Cosa fai? Lo richiamo? Pierpaolo, cosa mangia un sindaco? Se tu fossi un sindaco... Cosa mangia un sindaco? Non lo so, sicuramente Matteo, la prossima diretta non beviamo il vino prima, perché... Io sono astemio, io non bevo, voglio dire. Cioè, la cosa a me non riguarda proprio. Bene, allora, amici, oggi per... Intanto scusa se ti interrompo, Tu mi interrompi troppo spesso. È vero, tu, ti interrompo. Tu sei un maleducato. Lasciamelo dire, tu mi interrompi troppo. Allora, un attimo, perché ci sono dei messaggi. Allora, innanzitutto Marcello Appignani, purtroppo vi devo salutare. Dove devi andare, Marcello? Ancora complimenti a Matteo. Ciao, chi Marcello. È? È un maestro di musica, un compositore romano, notevole compositore romano. Allora puoi andare, bene. Alessandra Fontana: Matteo, io mi rendo disponibile per organizzare un piccolo concerto nel comprensivo dove insegno, per pubblicizzare il tuo lavoro meraviglioso e far conoscere ai ragazzi la musica antica. Perché no? Grazie dell'invito. Carla Senese: che bella intervista doppia. Alla intervista precedente con Paola e Antonio, sì. Perché è un messaggio arrivato da un po'. Roberta Cipollone: grande Matteo, Angelo Naccarino.
Naccari, 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 ti salutano Marco, Gioele e Mattia. Ah, un abbraccio a tutti voi. E poi possiamo tornare sul pezzo. Bene. Dunque, allora, cosa prevede la scaletta, visto che l'hai preparata intanto tu? Intanto abbiamo, diciamo, concluso la giornata, la nostra giornata europea della musica che è quella antica, quella del Music Day. Perfetto, esatto, okay, con la presentazione, appunto, i festeggiamenti della World Premier Recording di Leopold Hoffmann. Allora però adesso dobbiamo fare una cosa. Avremmo finito, però c'è forse una ricorrenza in più. Mi dispiace, amici, voi pensavate che noi avessimo finito, non è così, questo programma andrà avanti fino a mezzanotte, no, e non potete andare via. Mi dispiace, no, ma Pierpaolo ha famiglia. Mamma, non gliel'hai detto Pierpaolo, facciamo mezzanotte. No, la cosa sarebbe finita qui, ma non è finita qui, perché oggi c'è anche un altro evento, c'è un avevo preparato anche un qualcosa, eccolo, lo vado a recuperare, eccolo qui, lo potete vedere sui vostri schermi. Prego Matteo, te la parola. È che oggi ricorre anche la giornata mondiale dello scrittore e niente, tutto in maniera aleatoria esce anche una mia pubblicazione editoriale, è un mio saggio, è un lavoro che poi fondamentalmente ha avuto genesi presso il conservatorio di Piacenza, al Nicolini, un lavoro di tesi fondamentalmente. E ringrazio, poi sicuramente sarà all'ascolto il maestro Marco Decimo, perché io ho voluto intraprendere un corso di laurea incentrato su musica da camera a indirizzo di strumenti ad arco, e nella tesi ho trattato a livello monografico un autore sempre dello stile galante, che è Georg Christoph Wagensali. Quindi lui è nato nel 1715, morto nel 1777, e questa tesi, insomma, è piaciuta molto in ambito accademico, e mi hanno consigliato in conservatorio che magari potevo pubblicarla con una casa editrice, e così ho fatto. Quindi ho contattato una casa editrice siciliana, che è la editrice Momenti, e ha voluto, accettato con enorme piacere la pubblicazione di questo saggio, che si chiama appunto Georg Christoph Wagensail e l'uso del gran violone nel genere dei divertimenti della scuola viennese del Settecento. Io sono molto contento, quindi è uscito anche questo altro prodotto editoriale. E allora noi ti facciamo ovviamente i complimenti e risottolineiamo, appunto, come vediamo proprio come la mission di Musica Eleganza stia... Mission Impossible, però possible in questo sì, caso. Sì, possible, perché la stai portando a 360 gradi su ogni possibile espressione, per cui non solo la musica, sì, ma anche il festival, ma anche l'editoria di settore. Quindi rimarchiamo ancora questo essere musicista manager, una figura estremamente moderna, e che ci fa piacere che tu abbia intrapreso con successo, come stiamo vedendo. Ma vedo che c'è pronto un... Il lavoro un altro microfono che si sta accendendo. Vediamo un po' che cosa. Perché questo lavoro, questo lavoro mancava qualcosa, sai? Sì. Mancava. Sì. Cioè, allora, è un lavoro di ricerca, di investigazione, insomma, due palle, però scherzo. Però mancava un'iniziazione poetica, un qualcosa che potesse introdurre questo lavoro nel migliore dei modi, e allora ho contattato un docente di lettere a me molto a cuore, e ho chiesto di realizzare la prefazione del mio libro. Lui ha accettato, io sono molto grato,
E niente, credo che forse l'ospite misterioso allora, adesso sta diventando sempre più meno misterioso. intanto, lasciatemi ti lascio le presentazioni. Rimettere una base musicale, perché amici, mentre loro parlavano e raccontavano, io ero intento ad accendere il microfono per il nostro ospite misterioso, che è Gianluca Del Malvò. Buonasera a tutti. Ciao, facciamo prova a microfono, di qualcosa di interessante, qualcosa di... Matteo Cicchitti. Può funzionare. Allora, Gianluca, okay. Allora, io ti lascio il libero sfogo, perché a parte è da un po' che sei qui, però insomma non voglio rubare tempo prezioso e soprattutto spazio alle tue parole. Prego. Guarda Valentino, io sono stato praticamente incaricato da Matteo di svolgere una prefazione, no? Che poi in realtà da 25 anni che Matteo ci conosciamo, lo conosco da quando era ancora minorenne Matteo, quindi ho seguito un pochettino tutto il suo percorso. Come adesso. E quindi la mia è stata una prefazione che ritraccia che traccia un po' tutta la sua storia, vedendo l'evoluzione che ha avuto da quando era studente alle superiori fino a quando ha continuato poi. Perché voglio ricordarlo per chi non lo sapesse. Lui era un tuo allievo. Sì, la colpa è mia. Com'era? Ma era cattivo. Lo volevi bocciare questo qui? No, Matteo fin da subito poteva fare di più, ma com'era? Guardi signora, è stato proprio agli antipodi ma non già voglia, signore, che dobbiamo fare? Era sempre attento, sempre curioso e sempre molto aperto. Si vedeva sin da subito che aveva le basi per aprirsi a una strada verso una conoscenza sempre più ampia, e sapeva già da allora con precisione ciò che voleva fare e qual era il suo percorso. Sì, è da Matteo, effettivamente. Roba da Matteo, effettivamente. Allora. Andiamo con... Io a questo punto, guarda, leggere la prefazione che ho scritto a Matteo, perché spiega benissimo. Vai. Questi passi qua. Allora, seguire la propria vocazione, la strada maestra verso cui si è vocati, a cui siamo stati chiamati, è un viatico che necessita votarsi esclusivamente ad esso, abbiurrando del tempo agli affetti per dedicarsi con profonda dedizione alla propria passione, per obbedire alla propria chiamata. Ma prima di dedicarsi completamente a scolpire il solco del proprio pathos, esiste sempre un travaglio, una titubanza, un'esitazione che lecitamente ci poniamo prima di decidere di donarci generosamente ad essa. Matteo sentiva, sin dalla sua adolescenza, ed aveva ben chiaro il cammino che aveva davanti. Sono contento di essere stato in minima parte un sostenitore di questo suo lungo e felice peregrinare. Da quando, prima della maturità, fui suo docente di italiano, vedevo in lui emergere una diversità rispetto ai suoi coetanei, una sensibilità artistica acuta ed un desiderio di sentire il proprio daimon interiore che lo ammiccava per la sua tortuosa strada. Nel corso degli anni ho poi seguito le sue evoluzioni, ed ho sempre apprezzato l'interesse che trasudava nei suoi studi per la conoscenza della verità, di qualcosa che sia il più possibile reale. Questo suo perfezionismo artistico lo conduce ad un'agnosi alta, la conoscenza dell'interminabile percorso del sapere, la continua sete di conoscere, di ricerca, che lo sospinge a nuovi mondi. Il maestro Cicchitti ha ben chiaro di essere un eterno discepolo del proprio sapere. E questo è il pregio dell'uomo colto, che sa che il sapere ha un inizio, ma non una fine. È continua ricerca,
e molto perenne e aggraziato. La sua ricerca estetica attua una precipua predilezione per un gesto musicale raffinato e galante. Il suo primitivo moto di analisi verte sempre verso l'eleganza del rappresentabile. Il garbo è il tratto distintivo del suo narrato. Il suo studio filologico ed analitico è il precipuo fine di pervenire alla conoscenza più esaustiva e più pura, più autentica e più verace. Tutto il suo lambiccarsi cerebrale è votato alla ricerca della verità, ad abbreviare la bruttezza, ad esaltare la garbatezza del gesto musicale. La sua mira è rivolta sempre all'intuizione del sublime, che desti meraviglia agli astanti, fosse anch'essa custodita nella più veridica semplicità. L'accuratezza analitica del suo studio è appassionata e penetra con perspicacia e nel particolare, nella minuzia, nelle cui pieghe si palesa il vero. Il suo ricercare è doverosamente rivolto alla pluralità delle fonti, perché dalla sua fontana sgorga l'acqua del verifico. Il maestro discepolo ha posto le basi per una crescita vivifica, strutturata nelle sue analisi destrutturanti, in un continuo divenire dell'erudizione, ovvero della fuoriuscita dallo stato di rozzezza, in un continuo tendere verso la sua crescita artistica, culturale e spirituale, che solo il domani ci annunzierà i paradisi sonori ove la sua arte approderà, deliziando la nostra ardente curiosità. Grazie a Matteo per avermi dato questa possibilità. Grazie a te. Io comprerei il libro solo per la prefazione, il resto non lo leggerei, quindi grazie, no, veramente, grazie di cuore. Si è commosso. Perché Gianluca io lo conosco appunto da tanto tempo. Dal 97-98. Credo che tu me l'avevi detto illo tempore proprio, che credo che quell'anno è stato un anno molto importante per me. Decisivo. E ho conosciuto insomma un personaggio, perché il professor Gianluca Del Malvo è veramente una persona molto erudita. Io mi sono appassionato, per esempio, ancora adesso ricordo delle lezioni memorabili sulla scapigliatura di Emilio Praga, insomma, che io le ricordo benissimo, e i poeti maledetti, insomma, e quant'altro. Quindi è un insegnante con la I maiuscola. Io sono stato fortunato ad averlo come insegnante di lettere, e che dirti, io sono onorato poi che hai curato la prefazione del mio ultimo libro, e è un onore doppio, perché non dimentichiamo che prima di questo libro c'è stato anche, lo ricordiamo ancora una volta, l'uscita del libro di Gianluca, no? Sì. Di Super 8, che che abbiamo presentato proprio qui a Musiche e Libri. È stata una giornata anche quella molto, molto ludica, perché io come al solito ero afono. Ricordiamo, Super 8 è un sì. Racconto audio autobiografico nato da dei fotogrammi. Da degli spezzoni di Super 8 girati negli anni 60 e 70. Esatto, ed è un lavoro, credo, potete trovare anche questo prodotto come il mio sulle varie, no? Amazon e quant'altro. Sì. E lavoro che merita di averlo nelle proprie librerie, biblioteche personali. Ed è stato realizzato anche con la cellula editoriale, in quel caso Musica Eleganza Opere. Il rapporto con Gianluca è nato come un rapporto tra
normale, tra virgolette, tra docente e discente. Anche se io gli ho subito voluto bene, per me era il professore. Infatti, subito dopo la mia maturità, ci siamo sempre continuati a scrivere e a sentirci, a vederci, e siamo diventati amici di cuore. Infatti usciamo insieme ogni tanto, quest'anno stiamo facendo addirittura scuola, ahimè non insieme. Lui insegna a Lanciano, io insegno ad Archi e Perano, due sedi diversi, però ci confrontiamo, mi dà sempre dei consigli, perché ovviamente lui ha un bagaglio culturale immenso, ma che non deriva semplicemente da un punto di vista empirico. Cioè Gianluca ha l'insegnamento nel sangue, quindi riesce veramente a coinvolgere. Io sono fortunatissimi, tu insegni a tre, Umberto I, Mazzini e Rocca San Giovanni. Sì. Ragazzi, voi siete fortunatissimi, cioè avere un professore così è tanta roba, quindi cullatevi il vostro professore. Poi un giorno la facciamo una puntata sulla scuola, no? Assolutamente sì, vi sbilanciate, no? Io quello no. scherzo. Sulla scuola del futuro. Sulla scuola del futuro, certo. Come dovrebbe essere la scuola? I ragazzi. Quello che è la scuola, questo contenitore che dovrebbe probabilmente, non dico cambiare, però rivedere qualcosa in funzione di quello che sono i tempi, no? I tempi, non ne parliamo adesso. Adesso godiamoci il CD. Allora, faremo una puntata magari noi, ad hoc per la scuola. Noi scherzavamo, non era fino a mezzanotte, no. Era fino a mo'. Era fino a mo', lo dico con lingua madre, era fino con a l'idioma per eccellenza. Sai qual è il problema di quando fai queste cose? Soprattutto stasera, che ci sono tante maestre, professoresse, professori, e tutti diremo: hai visto quello come parla? Bisogna stare sempre molto attenti. Quindi sono stato bravo? Bravissimo. Grazie, complimenti, bravo. Coinvolgente. Io infatti adesso devo, insomma, c'è la fase dei ringrazi, sai, come all'Oscar, sì, no? Sì, ringrazio. Certo. Aspetta a ringraziarmi perché non ti ho ancora dato la fattura. È vero. Ma la pago volentieri. Amici, allora io chiudo questo evento, davvero molto bello. Voglio ringraziare io, in primis, voi per aver usato le dirette delle 7 per questo appuntamento classico, perché insomma è stato molto molto bello. È stato molto bello. Io penso che potevi farlo solo tu, perché non ci provare neanche, adesso sono serio, no, veramente, perché Valentino io lo conosco da quanti anni sono passati dalla nostra prima diretta? Quattro. Noi ci siamo conosciuti così, in maniera veramente aleatoria, su Messenger, esatto, perché praticamente è successo che stavamo commentando qualcosa, sì, e siccome io facevo le dirette delle 7, tu commentasti un video o qualcosa, poi io ti ho scritto perché ero andato a vedere la tua pagina YouTube, sì. Scoprì che eri di Lanciano, che eri un ragazzino, eri proprio giovane, già avevi fatto un miliardo di cose, e mi ha incuriosito, allora gli ho scritto e da lì è partita la nostra, ci siamo trovati. Esatto, e io ti ho sempre soprannominato The Voice, perché puoi confermare anche tu, Gianluca. Assolutamente, cioè, sì. Lui è veramente Frank Sinatra, lo chiamavano la trottola, era lì che non lo dico per, veramente sei bravissimo, cioè riesci ad avere i tempi giusti per, non è semplice condurre una trasmissione del genere all'interno
di tanti eventi concatenati. Poi nel negozio bellissimo di Pierpaolo Ferulli, Musica e Libri, qui a Lanciano in via Abruzzi numero 33 amici miei, e quindi voglio dire, non è semplice architettare tutto questo e avere la mente lucida, i tempi giusti per svolgere una trasmissione che, ripeto, all'interno giornata europea della musica antica, giornata mondiale dello scrittore, uscita del disco, uscita del libro, coinvolgere ospiti, parlare con sindaci, sorpresa, non ci verranno più lavorare, sorpresa con Gianluca, cioè voglio dire, non è semplice. Quindi grazie Valentino, perché grazie a voi, grazie amici, grazie a te. E grazie a Pierpaolo. Pierpaolo, vieni qui. Vieni qua, Pierre, perché senza il negozio Musica e Libri. La mia casa, io dico sempre, Musica e Libri, cioè devo definire questo luogo è la mia casa vinilica. Quando la mia famiglia sa che vengo a Lanciano, c'è una persona nello specifico che comincia a minacciare peste e corna, perché, e allora per far entrare, allora quando ero ragazzo, molto molto giovane, insomma, quindi sai, quanti anni fa? tanti anni fa, succedeva ogni tanto di dover far entrare a casa qualcosa di nascosto, ok? Oggi succede lo stesso, solo che è incompleto. Puoi fare qualcosa per... Quelle erano più piccole. Molto, molto più piccoli, voglio dire. Quello era facile. Grazie a tutti ragazzi di aver voluto ancora condividere con me questa serata, e grazie al pubblico della diretta delle 7. Grazie mille. Ultimi salutissimi, insomma, anche perché insomma rendiamo giustizia a chi è stato con noi fino ad ora. Alessandra Fontana, saluto tutti, grazie, poi verrò in negozio ad acquistare il CD, buona serata, quindi tieni via un CD per Alessandra Fontana. Grazie. Nicky Live, troppo belli, è scritto così, Massimo Sacco, pollice in su dopo. Grazie Massimo. Angelo Naccari, grazie Matteo e grazie a voi tutti, grazie. Piacevolissima serata. Angelo, scusami se io pronuncio male il tuo cognome. Naccari. Chiedo scusa, Angelo Naccari. Carla Senese, applausi a tutti. Paola Nervi, grande Valentino, grazie. Ecco, così si fa, si specifica, voglio dire. Domenica Vitullo, grazie a voi, buona serata a voi. Grande, amici, Valentino, grazie per essere stati con noi. Grazie per Paolo, grazie a Matteo, grazie a Gianluca, grazie a me, grazie a tutti. Grazie per questa bellissima puntata. Un saluto a tutti dagli studi delle dirette delle 7. Qui a Lanciano in via Abruzzi 33. Buona serata. Ciao. Vi lascio con la sigla. Ho preparato anche la sigla. Attenzione, ve la voglio far vedere. A presto, amici. Vediamo se riusciamo a lanciarla. Eccola qui. Arrivederci. A presto.